Buongiorno bimbi, in questa puntata vi leggerò due capitoli della Gabbianella e il gatto. Nel terzo capitolo vedremo, ritroveremo la gabbiana Kenga e la ritroveremo in una situazione drammatica perché la poverina dovrà vedersela con un grosso problema che noi esseri umani causiamo agli animali del mare, è dovuto all'inquinamento dei mari. Noi inquiniamo il mare e i poveri animali che ci vivono, hanno dei gravi danni. Nel capitolo successivo, invece, finalmente vedremo che il nostro gattone Zorba conosce la gabbiana Kenga. Ed ora passiamo alla lettura. Capitolo terzo. Amburgo in vista. Kenga aprì le ali per spiccare il volo. Ma l'onda densa fu più rapida e la sommerse completamente. Quando tornò a galla, la luce del giorno era scomparsa e dopo aver scosso il capo con forza, capì che la maledizione dei mari le aveva tolto la vista. Kenga, la gabbiana dalle piume d'argento, tuffò varie volte la testa sott'acqua, fino a quando qualche filo di luce non raggiunse le sue pupille, coperte di petrolio. Il petrolio, la peste nera le incollava le ali al corpo, così iniziò a muovere le zampe sperando di potersi allontanare rapidamente a nuoto dal centro dell'onda scura. Raggiunse finalmente il limite della macchia di petrolio e sentì il fresco contatto dell'acqua pulita. Quando, a forza di sbattere le palpebre e di tuffare la testa nell'acqua, riuscì a pulirsi gli occhi, guardò il cielo, ma vide solo alcune nuvole. I suoi compagni dello stormo del faro della sabbia rossa dovevano volare ormai lontano, molto lontano. Era la legge. Anche lei aveva visto altri gabbiani sorpresi dall'onda nera del petrolio e, nonostante il desiderio di scendere a offrire loro un aiuto tanto inutile quanto impossibile, si era allontanata, rispettando la legge dei gabbiani che proibisce di assistere alla morte dei compagni. Con le ali immobilizzate, incollate ai corpi, infatti, i gabbiani erano facile preda dei grandi pesci, oppure morivano lentamente, asfissiati dal petrolio che, penetrando tra le piume, tappava loro tutti i poveri. Era questa la morte che l'aspettava e desiderò scomparire in bocca ad un grosso pesce molto presto. La macchia nera, la peste nera. Mentre aspettava la fine fatale, Kenga maledisse gli umani. Ma non tutti, disse debolmente, non devo essere ingiusta. Infatti, spesso, dall'alto, aveva visto come le grandi navi che trasportavano il petrolio approfittavano delle giornate di nebbia per andare al largo a lavare le loro cisterne. Rovesciavano in mare migliaia di litri di una sostanza densa e puzzolente che veniva trascinata via dalle onde. Ma a volte aveva visto anche delle piccole imbarcazioni che si avvicinavano alle petroliere e impedivano loro di svuotare le cisterne. Disgraziatamente quelle barche, ornate dai colori dell'arcobaleno, non sempre arrivavano in tempo per impedire l'avvelenamento dei mari. Disperata si agitò e con stupore si accorse che il petrolio non le aveva incollato le ali al corpo. Forse ho ancora una possibilità di uscire da qui, stridette Kenga. E volando in alto, molto in alto, forse il sole scioglierà via il petrolio. Le tornò alla mente una storia raccontatale da un vecchio gabbiano delle isole Frisoni,
che parlava di un essere umano chiamato Icaro, che per realizzare il sogno del volo si era costruito delle ali con piume di aquila ed era volato in alto, vicinissimo al sole, tanto che il calore aveva sciolto la cera con cui aveva incollato le piume e lui era precipitato. Kenga batté energicamente le ali, ritirò le zampe e riuscì a spiccare il volo. Batteva le ali con disperazione perché il peso dello strato di petrolio non le permetteva di planare. Un solo attimo di riposo e sarebbe precipitata. Per fortuna era una gabbiana giovane e i suoi muscoli rispondevano adeguatamente. Senza mai smettere di battere le ali, guardò giù e vide la costa. Volò ancora più in alto, ma il sole non ebbe gli effetti sperati. Forse i suoi raggi emanavano un calore troppo debole o lo strato di petrolio era troppo spesso. Kenga capì che le forze non le sarebbero durate ancora a lungo e, cercando un posto per scendere, volò verso terra. Il movimento delle sue ali si fece sempre più lento e pesante, perdeva vigore. Chiuse gli occhi e batté le ali con le ultime forze. Non sapeva per quanto tempo era rimasta a occhi chiusi, ma quando li riaprì stava sorvolando un'alta torre ornata da una banderuola d'oro. San Michele! Stridette, riconoscendo il campanile della chiesa di Amburgo. Le sue ali si rifiutarono di continuare a volare. Capitolo IV. La fine di un volo. Il gatto nero, grande e grosso, prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e meditando su come si stava bene lì a pancia all'aria, sotto quei raggi tiepidi, con tutte e quattro le zampe ben ritratte e la coda distesa. Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che si avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde lì sul balcone. Era un uccello molto sporco. Aveva tutto il corpo pieno di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali. Beh, non è stato un atterraggio molto elegante, miagolò Zorba. Mi dispiace, ammise la gabbiana. Non ho potuto evitarlo. Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso? E come puzza? Miagolò Zorba. Sono stata raggiunta dall'onda nera del petrolio. Dalla peste nera, la maledizione dei mari. Morirò, stridette la gabbiana. Morire? Non dire così. Sei solo stanca e sporca, tutto qua. Perché non voli fino allo zoo? Non è lontano e là hanno veterinari che potranno aiutarti, miagolò Zorba. Non ce la faccio. Questo è stato il mio ultimo volo. Stridette la gabbiana e chiuse gli occhi. Non morire, riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò un po' del mio cibo, ma non morire, pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana sfinita. Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta aveva un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo, notò che la respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole. Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare mentre io vado a chiedere e cosa si fa con un gabbiano ammalato, miagolò Zorba prima di arrampicarsi sul tetto.
si stava allontanando in direzione dell'albero ippocastano quando sentì che la gabbiana lo chiamava. Vuoi che ti lasci un po' del mio cibo? Suggerì Zorba leggermente sollevato. No, voglio deporre un uovo. Con le ultime forze che mi restano, voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi tre promesse. Mi accontenterai? Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa, miagolò impietosito. Non ho tempo di riposare. Promettimi che non ti mangerai l'uovo, stridette la gabbiana. Aprendo gli occhi. Prometto che non mi mangerò l'uovo, ripeté Zorba. Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo, stridette la gabbiana sollevando il capo. Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo, disse Zorba. E promettimi che gli insegnerai a volare, stridette guardandolo fisso negli occhi. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa, io vado in cerca di aiuto, miagolò Zorba balzando direttamente sul tetto. Kenga guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata e, proprio mentre esalava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò lì, accanto al suo corpo impregnato di petrolio. E qui finisce la nostra puntata. È una puntata drammatica, vedete, Kenga, poverina, subisce quello che è l'avvelenamento dei mari dal petrolio, ma è riuscita comunque a deporre un uovo. Un uovo è una promessa di vita ed è contenta di questo. Allora io vi lascio qui e prima di lasciarvi vi suggerisco di fare un disegno di quello che più vi è piaciuto di questa puntata. A me ha colpito molto Kenga, vedete, e disegnerei Kenga, ecco, potete disegnarla da soli oppure servirvi di un disegno già pronto e colorarlo. Ecco, vedete qui Kenga, bisogna colorarla con i colori di Genga e poi qui vedete, bisogna colorare il petrolio che l'ha tutta sporcata e poi alla fine vedete anche l'ovetto che è riuscito a deporre alla fine e anche questo ha un suo colore. Bene, allora io spero che vi sia piaciuta e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!